Buonasera. Io chiederei ai volontari di chiudere la porta, così il brusio esterno non entra, se è possibile. Allora, buonasera a tutti. Io sono la parte femminile del convegno, anche se non dico come mi chiamo, c'è mai il cartello, fa niente, sono Caterina Malavenda. Dunque, aspettiamo che entrino queste ultime persone. Allora, il tema del nostro incontro è, come dire, aperto, nel senso che abbiamo un tema che si presta a diverse letture e noi ne abbiamo scelto una. Diciamo anche un pochino indotta dall'incontro che c'è stato a mezzogiorno, che aveva come tema 1992, la fiction che è stata messa in onda, che è stata in onda con grande successo, mi dicono, su Sky, che ricostruisce la vicenda di Tangentopoli, Mani Pulite, insomma la chiamiamo convenzionalmente come vogliamo, ma sappiamo tutti di cosa stiamo parlando. Io credo, e il mio amico Luigi Ferrarella, con cui mi sono confrontata dal suo punto di vista, in qualche modo condivide la mia opinione, quell'anno, oltre che essere stato l'anno che secondo gli storici ha dato il via alla fine della Prima Repubblica, ha anche geneticamente modificato il modo di fare informazione e di ricevere informazione. Fino a quell'anno, innanzitutto i politici non potevano essere processati, neanche indagati, senza che la Camera di appartenenza desse l'autorizzazione a procedere, il che voleva dire mai. Abbiamo preso, forse la troverò, abbiamo cercato nell'archivio del Corriere la pagina che dava conto del fatto che un parlamentare, un senatore socialista del PSI, che si chiamava Antonio Natali, ex presidente della metropolitana milanese, indagato, anzi all'epoca imputato per dei fatti di corruzione, aveva ricevuto il diniego dal Senato. La notizia è apparsa il 1 giugno 1990 qui, una breve di 12 righe in cui si spiegava perché il Senato aveva bloccato la Procura di Milano che stava indagando su fatti corruttivi ipoteticamente attribuibili a questo senatore, nell'assoluto silenzio quindi della stampa e dell'opinione pubblica. Nel 92 inizia Mani Pulite. Inizia Mani Pulite e la cronaca, che fino a quel momento era stata cronaca nera, bianca, inchieste, fatti, eccetera, diventa solo cronaca giudiziaria. Cioè tutto quello che non è giudiziario non è neanche cronaca, perché l'opinione pubblica concentra la sua attenzione su quella parte della cronaca che tocca i potenti, che vanno in carcere, che vengono indagati, eccetera. E i giornalisti, dal loro punto di vista, giustamente, perché avevano il maggior risultato possibile con il minor sforzo possibile, ricevono dalle parti processuali, con una sorta di macchina produttiva, i verbali, gli atti delle indagini, man mano che venivano formati. Come funzionava? Funzionava che da Chiesa in poi, Chiesa fa arrestare 8 imprenditori raccontando le loro corruzioni. Questi 8 raccontano di altri 8 imprenditori ciascuno, quindi diventa in maniera esponenziale una diga che si rompe, una serie di indagini che avanzano in maniera molto rapida su vari rivoli, su vari settori, attraverso delle verbali di dichiarazioni delle persone arrestate o indagate che raccontano fatti corruttivi. Quindi cosa succede? Uno parla, il verbale va al giornalista, va in pagina, quelli successivi sanno di essere rincorsi e si presentano, vengono interrogati, quindi c'è una sorta di verbalificio che diventa cronaca. Quindi il cittadino, e io all'epoca ero avvocato, lo facevo per ragioni professionali, aveva la fotografia dell'esistente, della cronaca giudiziaria, attraverso i periodici e i quotidiani. Per cui si abitua a trovare il malaffare, nella cronaca giudiziaria, perché quella è l'informazione che dilaga, che diventa irrefrenabile, con qualche eccesso, a volte sì, a volte no, e quindi si abitua a sovrapporre il fatto che è fatto solo se è penalmente rilevante. Questo
a questa inchiesta, a un certo punto finisce per ragioni che storicamente sono note a tutti, e però oramai l'abitudine è difficile da vincere. E quindi vuoi perché gli scandali non finiscono, vuoi perché la magistratura lavora più di altri poteri, il fuoco, il centro dell'attenzione sulla cronaca rimane sempre ancorata alla cronaca giudiziaria. In questi giorni abbiamo avuto il MOSE, abbiamo avuto Mafia Capitale, abbiamo Ischia, quindi la cronaca è accentrata. Se io vi dico, ditemi tre fatti di cronaca che sono sui giornali oggi, non so quanti sanno rispondere, avendoli letti, perché è talmente dilagante le inchieste sul malaffare che il resto rimane in qualche omicidio, non so, quel ragazzo che ha forse ucciso la sua famiglia, che è un fatto molto eclatante, ma in realtà tutta l'attenzione, quindi gli opinionisti, i commenti, i talk show, tutte le trasmissioni di approfondimento hanno come cuore la cronaca giudiziaria. Questo, secondo me, è già un pochino insano in un paese normale, però, de gustibus. Cosa accade però? Che l'oggetto di attenzione da parte della magistratura, cioè i politici e gli imprenditori, che sono, diciamo, le categorie di soggetti coinvolti in queste vicende, a parte qualche frangia, diciamo, di criminalità organizzata che lasciamo da parte, ovviamente non gradiscono di essere il fulcro della cronaca, per varie ragioni, la prima delle quali è che pensano di essere innocenti, di essere vittime di errori giudiziari, e quindi questo dilagare di informazioni sul loro conto dispiace loro. E siccome le informazioni sono sostanzialmente atti e soprattutto intercettazioni, ecco che il fuoco si concentra su come bloccare le intercettazioni, perché le intercettazioni danno uno spaccato di vita quotidiana, niente affatto gratificante, che va oltre il fatto giudiziario e che rivela un contesto che serve da sfondo per collocare i singoli fatti reato. Quindi abbiamo delle persone arrestate per fatti specifici, che però si inseriscono in un contesto di malaffare, in un contesto di rapporti opachi, non necessariamente criminali, né penalmente rilevanti, ma opachi, che consentono, giustificano, agevolano, alimentano poi il fatto corruttivo. Quindi queste intercettazioni, diciamo diffuse in maniera in qualche modo indiscriminata, se vogliamo, reca disturbo, ovviamente. Allora si cerca di circoscrivere il più possibile la possibilità di parlare di queste intercettazioni facendo cosa? Usando Tangentopoli come alibi nel 2015, dicendo: allora, voi potete, giornalisti, attento, che poi ti interrogo, voi potete, giornalisti, soltanto pubblicare le intercettazioni che il GIP e il PM mettono negli atti con cui chiedono gli arresti, chiedono e dispongono. Hanno visto che così non funziona, perché i PM e i GIP, quando fanno le ordinanze, chiedono e fanno le ordinanze di misure cautelari, debbono necessariamente offrire e scrivere il contesto, perché alcune conversazioni che sono penalmente ininfluenti sul reato specifico danno un contesto che serve a giustificare, per esempio, il pericolo di ulteriore commissione di reati, che è uno degli elementi su cui si fondano le ordinanze. E quindi PM e GIP a volte usano, io credo in maniera propria, anche conversazioni non del tutto pertinenti al reato specifico, ma che servono a spiegare il contesto criminale in cui si innestano i fatti reato. E allora hanno pensato di intervenire ulteriormente, come bloccando a monte la fonte di diffusione e a valle sanzionando i giornalisti e i magistrati che per qualche ragione vanno fuori dalla cornice che la politica sta disegnando, la politica che è l'oggetto delle inchieste, quindi direi una categoria di persone le meno come dire, probabili nel disciplinare le cose che li riguardano. E allora cosa hanno pensato di fare? C'è una commissione che è stata creata da questo governo di magistrati e giuristi che serve un po' da, come dire, da aiuto, da consulenza per il governo che deve fare poi le leggi, o il Parlamento deve fare le leggi, che ha creato una nuova regola che, secondo la commissione, e se dovesse essere ripresa anche per chi farà la legge, potrebbe risolvere tutti i problemi loro. Cioè, il PM non può scrivere la sua richiesta di misura cautelare e il GIP non può usare per emettere le misure le intercettazioni che risultino diffamatorie e non strettamente collegate agli elementi di prova. Voi capite bene che tutte le conversazioni,
in cui si parla male di qualcuno, cioè si parla di reati, eccetera, sono di per loro diffamatorie. Poi sono vere e possono essere usate. E pertinente al reato diventa una strettoia già per i magistrati, che dovrebbero selezionare e utilizzare nei loro provvedimenti le intercettazioni in questa cornice, a pena di una sanzione detentiva molto alta, da 2 a 6 anni, che in cui incorrerebbero se usassero nei loro provvedimenti intercettazioni che vanno fuori da questo strettissimo passaggio, non diffamatorie e non inerenti i reati su cui stanno indagando. Quindi indurrebbero in questo modo i magistrati a utilizzare meno, in maniera meno ampia, le intercettazioni. E questo già io credo sia un modo per conculcare il potere giudiziario, il quale deve poter usare tutto ciò che crede se è, come dire, in qualche modo inerente l'indagine che si sta conducendo. Certo, bisognerebbe evitare di scrivere nei provvedimenti conversazioni private, qualche volta è successo, che riguardano persone in alcun modo coinvolte e fatti del tutto estranei. E questo certamente deve essere, diciamo, una regola che deve essere in qualche modo, è già scritta, deve essere in qualche modo riscritta. E soprattutto la stampa, l'informazione, si trova in un cul-de-sac. Perché la stampa e l'informazione, così come l'indagato, al di là delle ordinanze, può avere l'indagato prima e quindi la stampa dopo, l'informazione dopo, può avere contezza di tutte le intercettazioni che sono state fatte, al di là di quelle che vengono utilizzate per le ordinanze. Quindi abbiamo intercettazioni H24 per 30 giorni, con centinaia di migliaia di conversazioni, che l'indagato, se viene arrestato, può conoscere immediatamente, ha il diritto di conoscere. Questa conoscenza da parte dell'indagato rende queste conversazioni non più segrete, quindi il giornalista le può avere, le può sentire, le può utilizzare, al di là del GIP, del PM. Ma anche il giornalista rimane soggetto alla stessa regola del PM e del GIP, cioè nel momento in cui fa un articolo in cui racconta un'inchiesta, non potrà usare intercettazioni fuori da quella strettoia, perché sennò avrà la stessa pena detentiva da 2 a 6 anni, con un problema che sembrano non capire coloro che devono scrivere la legge, che il piano di attenzione dell'informazione è diverso dal piano di attenzione del magistrato, perché il giornalista può trovare nelle intercettazioni elementi di interesse pubblico non penalmente rilevanti, che servono a informare l'opinione pubblica su fatti di malcostume che non siano reato, ma non potrebbero farlo se entrasse in vigore questa norma. E quindi torniamo a Tangentopoli, quindi tutto quello che è reato tolleriamo che venga raccontato, tutto quello che non è reato deve essere embargato, cioè deve essere nascosto, non deve essere divulgato, con una compromissione e un vulnus io trovo molto seri, sia per l'attività giudiziaria, della quale ci occupiamo in maniera tangenziale, ma soprattutto per l'attività informativa, perché voi immaginate quante notizie fra quelle diffuse in questi ultimi 2 anni sarebbero sparite dai radar se ci fosse stata in vigore questa norma, perché poi la sanzione è, se tu vai fuori dal seminato, la reclusione è da 2 a 6 anni, che non è esattamente una passeggiata, o una multa piuttosto elevata a scelta alternativa. E quindi io credo, e poi lascio la parola a Luigi, che su questo punto sarà, diciamo, è un po' la vittima di questa eventuale modifica, dobbiamo intenderci su che cosa sia utile pubblicare, divulgare, su cosa debba essere taciuto. Le regole ci sono già. Se voi leggete i giornali, ascoltate la televisione, sembra che le regole non ci siano, che stiamo aspettando che vengano scritte. Le regole ci sono e sono molto severe, perché per esempio trattare conversazioni private fuori dall'interesse pubblico, cioè che non siano di interesse pubblico, è una condotta che incappa nella normativa sulla privacy, che inibisce il trattamento di dati personali, quali sono le telefonate con conversazioni private, che non siano essenziali per l'informazione. E quindi abbiamo già la norma, basta selezionare e mandare in pagina, mandare in audio, non l'audio con tutti i files delle conversazioni trovo che sia un'esagerazione, ma mettere in audio e poi scrivere solamente quelle conversazioni che il giornalista a sua discrezione e pagando se serve dal punto di vista economico o penale ritiene che debbano essere divulgate perché sono di interesse pubblico. Ce l'abbiamo già, il garante può intervenire e bloccare la diffusione e poi c'è una sanzione penale fino a 4 anni che punisce chi viola la norma e tratta dati personali senza consenso, senza che siano essenziali per l'informazione. C'è bisogno di scrivere altro, no? E il giornalista ha un autocontrollo
e delle norme deontologiche violate le quali va sotto la sanzione disciplinaria, che può essere avvertimento, censura, sospensione o radiazione. Quindi direi che ne abbiamo di regole, non bisogna fare altre regole, ci sono già, bisogna applicare l'esistente. Quindi io credo che questo intervento sulle intercettazioni, che casualmente coincide sempre, il caso vuole, con la diffusione di conversazioni che riguardano persone potenti, fra virgolette, e diventa un problema, se si parla dei poveretti non interessa a nessuno, possa essere un modo per bloccare un flusso informativo che serve per capire cosa succede nelle segrete stanze. E quindi forse bisogna mettere mano in qualche modo a fare delle modifiche, ma questo tipo di intervento così radicale, così forte e così estraneo al diritto di cronaca, che non soggiace all'interesse penale ma a quello pubblico, io trovo potrebbe essere, diciamo, la pietra tombale definitiva su una buona informazione. Io qui faccio il tacchino, perché sono effettivamente quello che poi, sulla cui testa, più o meno ben bollita, di volta in volta guarniscono le tecnicalità legislative che scelgono di adottare. Però, come premessa, devo giustamente dichiarare che, prima che tacchino convenzionale, sono anche un po' lo schizofrenico di quel passo di Nietzsche, no? Dove diceva: io l'ho fatto, dice la mia memoria. Io non posso averlo fatto, dice il mio orgoglio, e alla fine è la mia memoria ad arrendersi. Questo perché noi effettivamente, come categoria, benché ciascuno di noi sia convinto di essere il giornalista che fa questo lavoro meglio degli altri, con più scrupolo degli altri, eccetera, ciascuno di noi sa nel proprio intimo di avere, nel corso di questi anni, qualche volta commesso degli errori, magari uno spera in buona fede, ma insomma siamo consapevoli del fatto che in questo sistema, che normativamente vuole un finto proibizionismo, perché noi legittimamente, in base alle norme, non abbiamo diritto di accesso a niente di quello che voi leggete il giorno dopo di un'inchiesta giudiziaria. Tutto quello sostanzialmente che non è al momento del dibattimento a voi non dovrebbe arrivare nei termini in cui arriva oggi. Eppure questo proibizionismo teorico è tollerato in maniera insidiosa e, secondo me, doppiamente nociva nei confronti sia della persona oggetto dell'informazione giudiziaria, sia dei lettori, dal punto di vista della qualità dell'informazione giudiziaria che arriva loro. Questo finto proibizionismo è malamente tollerato perché, attraverso le prassi che sono connesse inevitabilmente ad alcuni passaggi procedurali di un'indagine, da tutti i soggetti che posseggono un piccolo pezzetto della notizia giudiziaria che il giornalista deve ricostruire per farla arrivare a voi lettori il giorno dopo al 100%, da tutti questi soggetti il giornalista cerca, se ha scrupolo, se è fortunato, se ha il tempo per farlo, se non si ferma a fare la buca delle lettere del primo che gli dà il pezzettino che conviene alla sua linea, cerca di mettere assieme quel patrimonio che può avere soltanto in un sistema di finto proibizionismo, sotto banco, in maniera clandestina, da tutte le possibili fonti. Perché qua io samaritani non ne ho mai conosciuti, non c'è nessuno che si interfaccia con un giornalista per spirito di servizio nel dirgli o nel permettergli di capire qualcosa. Non il magistrato dell'accusa PM, non il magistrato giudicante giudice, non il poliziotto, il carabiniere, il finanziere, non l'avvocato, non l'interprete, il traduttore, il consulente, il cancelliere. Eppure noi con tutti questi dobbiamo avere a che fare, altrimenti il giorno dopo non siamo in grado di dare quella notizia, si spera, si tenta, si cerca, sempre più completa e corretta, che voi leggete sul giornale. Allora io, quando sento periodicamente, e questo è uno dei momenti sicuramente di maggiore ritorno di questi argomenti, perché è chiaro che ormai l'aria va verso un nuovo giro di vita normativo, quando sento ritornare questi discorsi divento pazzo, perché penso che mentre tutti si preoccupano dell'aggressione che il giornalista porta
alla sfera della persona indagata, alla sua privacy, alla sua dignità, cosa che peraltro a volte succede e non viene sanzionata prima ancora che dagli organismi disciplinari della categoria, da quello che secondo me dovrebbe essere lo strumento principale, cioè la sanzione reputazionale all'interno della nostra categoria. Il fatto che, siccome siamo una categoria come ciascuna delle vostre, dove bene o male un po' tutti ci si conosce, forse alcuni dei nostri soggetti bisognerebbe tagliare i ponti, smettere di fare comunella perché siamo tutti amici, perché oggi un giorno tu sei qui e domani farai il direttore là, perché dopodomani c'è il premio qui, perché dopodomani c'è la conventicola là. 30 anni fa, parlavo prima con l'avvocato Malavenda e ricordavo questa cosa, in un quotidiano dove una giornalista pubblicò un documento clamorosamente falso attribuito ai servizi segreti, secondo il quale un assessore di una regione del sud aveva contribuito alla liberazione di un politico ostaggio delle Brigate Rosse, apro parentesi, circostanza storicamente vera, poi si sarebbe saputo anni dopo, però effettivamente era completamente falso il documento e il testo che veniva riportato nel documento. Beh, lì la reazione del direttore di quel giornale fu di dimettersi il giorno dopo. Fate un po' voi il confronto, e ve lo risparmio nel dettaglio, con 3, 4, 5 storie che avete tutti presenti di clamorosi falsi giornalistici, gravemente lesivi, quelli sì, della dignità delle persone, i cui responsabili, specialmente apicali, direttori, non si sono dimessi, non chiedono scusa, anzi pontificano dalla mattina alla sera su questi temi e magari li troviamo anche in giro. Allora, fatta questa premessa, dicevo che però quello che è curioso è che mentre tutti si preoccupano dell'aggressione che noi portiamo nel fare la ricerca delle notizie, nessuno si preoccupa della cucina, della retrobottega del ristorante, diciamo, che sforna i piatti, cioè delle condizioni normative, pratiche, logistiche nelle quali vengono cercate prima e scritte poi le notizie. E alla base, senza entrare in tutte tecnicalità, non abbiamo neanche il tempo, ciò che ora è in discussione, il vero braccio di ferro che è e sarà sempre in discussione, è la risposta alla domanda: chi decide che cosa pubblicare? Chi decide quale profilo di interesse ha una certa notizia tale da essere pubblicata per i lettori di un determinato organo di informazione? La spinta sempre maggiore che voi vedete è arrivare a una soluzione normativa che metta questo potere di decisione fuori dalle mani del giornalista. Poi, a secondo dei casi, c'è chi propone che sia direttamente la politica attraverso una legge specifica, chi è ipocrita e fa finta di metterlo in mano a un magistrato piuttosto che a un altro magistrato, chi è ancora più ipocrita e fa finta di mettere questo potere in mano a una futura udienza nella quale magistrati e avvocati patteggerebbero tra loro quali notizie a valle siano meritevoli di essere lasciate come briciole alla nostra attenzione. Ma di fatto la soluzione è questa: non devi essere tu giornalista, siamo noi che apriamo e chiudiamo, siamo noi politici, magistrati, che apriamo il rubinetto delle notizie alle quali tu puoi passare poi in seconda battuta eventualmente a occuparti. Ora, questa cosa, a parte il fatto che già basterebbe tutta la recente giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo per spazzarla via, infatti da questo punto di vista non è una grande preoccupazione, loro possono fare anche questa legge, non ci vuole molto, andrà a finire a Strasburgo e verrà buttata via. Ci sono delle sentenze di Strasburgo divertentissime, ce n'è una dell'anno scorso sulla Polonia, nella quale nel caso di addirittura dei giornalisti, che di un politico che non era mai stato condannato per alcun reato, avevano scritto al termine di un'inchiesta giornalistica nella quale documentavano che tuttavia lui aveva violato diverse volte la legge, ma poi per una serie di circostanze storiche e procedurali queste violazioni non erano mai calate in una condanna, in una definitiva. Al termine di questa inchiesta l'avevano chiamato delinquente. Quindi la cosa teoricamente più indifendibile: tu dici che un politico è un delinquente e quel politico non ha neanche una condanna.
erano stati condannati dai giudici del loro paese a una multa che, tradotta dallo slot alla loro moneta in euro, era 125 euro. Quindi anche una cosa piccola teoricamente per i nostri standard. Ebbene, Strasburgo in quella sentenza ha ribadito, primo, che decidono i giornalisti che cosa dal mondo della percezione ritengono di trarre come argomento delle proprie notizie. Secondo, che quello che conta è che questa operazione di scelta poi la incarnino in un lavoro corretto, i fatti riportati siano veri, i toni siano continenti nella cronaca, un po' più tolleranza è data nei commenti, sia data alla controparte la possibilità di interloquire, in questo caso per esempio il politico non aveva voluto rispondere, e poi ancora una volta si dice a Strasburgo che non soltanto il carcere non può essere previsto, salvo per i casi eccezionali dei discorsi dell'odio, l'incitamento all'odio razziale, ma addirittura gli stati devono evitare anche quelle sanzioni pecuniarie che in rapporto al caso concreto, seppure lievi, seppure sospese condizionalmente, seppure magari solo teoriche nell'ordinamento, possono comunque incidere potenzialmente sulla libertà di determinarsi dei giornalisti, possono rappresentare comunque uno spettro. E persino 125 euro di sanzione pecuniaria in quel caso in rapporto a quei giornali di quella testata sono stati ritenuti da Strasburgo una misura eccessivamente intrusiva dello Stato rispetto alla libertà di informazione. Allora, come capite, uno potrebbe finire il discorso qua e dire vabbè, fate la legge che volete, tanto poi per fortuna ci sono questi contrappesi europei, in qualche modo se ne viene fuori. Ma in realtà quello che trovo subdolo di questa anche un po' moda ormai che c'è, di questo luogo comune, di individuare nel parametro, il parametro che noi dovremmo seguire nella esclusiva rilevanza penale di una notizia, lo trovo veramente un abbaglio incredibile, nella sostanza e nella forma. Comincio dalla forma perché è l'aspetto più divertente. Io vorrei capire il giorno in cui questo fosse il parametro in vigore, come si fa a stabilire che cosa sia rilevante penalmente. Quello che sta solo nell'imputazione elevata ad una persona, quindi articolo tal dei tali per il reato tal dei tali, perché il giorno tale ha fatto questa cosa in concorso con nel luogo tale, punto. Oppure quello che non sta nell'imputazione, ma sta per esempio nelle pagine del provvedimento che motivano quell'imputazione. Che so, l'arresto di una persona è fatto con una ordinanza di custodia cautelare che ha un capo di imputazione e poi ha 50, 100, 200 pagine di spiegazione del giudice. Allora, che cos'è rilevanza penale? Solo quello che c'è nell'imputazione, quello che c'è anche nelle 200 pagine. Oppure nell'imputazione, nel testo del provvedimento, ma per esempio la valanga di documenti che pur non richiamati nel provvedimento dal giudice fanno parte del materiale conoscitivo che lui ha valutato per scrivere quel provvedimento e formulare quell'imputazione. Oppure ancora, non l'imputazione, non quello che c'è nel provvedimento, non quello che c'è negli atti allegati all'ordinanza, ma per esempio tutto quel mondo di informazioni sparse che fanno parte del procedimento ma non vengono immediatamente messe a disposizione della parte degli avvocati, ma vengono depositate soltanto alla fine di tutto il procedimento, appunto con l'avviso di deposito e conclusione delle indagini. Quindi voi già vedete che anche da un punto di vista di applicazione pratica sarebbe un criterio totalmente impraticabile. Ma c'è di più, come ovvio. Certo che una politica che ammette come unico limite di etica pubblica il confine penale non può ammettere ovviamente altro che un'informazione che stia sullo stesso limite, sullo stesso confine. Ma si può seriamente dubitare che dal filtro di un'indagine giudiziaria
possano emergere dei fatti che, pur sicuramente non riguardando persone indagate, pur sicuramente riguardando quindi terzi rispetto alle persone indagate, pur sicuramente riguardando vicende che di per sé non abbiano una rilevanza penale, sono di uno straordinario interesse pubblico per la comunità che deve essere in condizione di valutare e poter decidere come orientare le proprie scelte politiche, i propri investimenti economici, le proprie opzioni sociali. Quando anni fa, nel corso di una inchiesta per bancarotta a carico di alcune persone, incidentalmente emersero da alcune intercettazioni prassi di condivisione come se fossero nella stessa azienda, di linee editoriali che due aziende editoriali radiotelevisive apparentemente concorrenti in realtà praticavano sotto banco di nascosto, nel momento nel quale una delle due era anche diretta sostanzialmente da persone nominata dal proprietario dell'altra. Ebbene, questa mescolanza, che a parole veniva negata da tutti, se voi provavate a dire che queste due aziende sostanzialmente erano d'accordo nel perseguire, nello spartirsi il mercato, perché questo era il frutto di un accordo legato in quel momento alla proprietà e al controllo politico della proprietà di una e dell'altra, venivate spernacchiati se andava bene, querelati se andava male. Quando da un'indagine viene fuori che questo è vero, perché viene fuori dalle voci direttamente dei protagonisti, che quindi non possono più spernacchiarvi o querelarvi, che cosa facciamo? Seriamente possiamo sostenere che, siccome quelle cose non erano di rilevanza penale, non riguardavano le persone indagate in quel procedimento, allora rientrerebbero in questo strano criterio parametro della non rilevanza penale verso il quale adesso festosamente si sta andando? Una delle ragioni per cui è vero che negli ultimi anni in Italia sulla cronaca giudiziaria si sono scaricate tensioni violentissime, e una delle ragioni per le quali a volte sembra veramente, come diceva l'avvocato Malavenda, che i giornali non facciano altro che fare cronaca giudiziaria, non è una ragione voyeuristica, cioè non è che la gente si diverte a scrivere gli atti giudiziari, i verbali, le intercettazioni, perché ha questo pallino per il buco della serratura. Ha una spiegazione diversa questa cosa. Ha la spiegazione che, siccome gli ordinari meccanismi che dovrebbero presiedere a un minimo di informazione su quello che è amministrazione della cosa pubblica o non esistono o non funzionano o vengono aggirati, ecco che quando dalla lente di un'indagine giudiziaria quei fatti che vengono negati normalmente all'opinione pubblica emergono, su di essi si concentra inevitabilmente una pressione forte dell'informazione. Ma insomma, io mi ricordo un'inchiesta su una società municipalizzata a Milano, nella quale anche lì dalle intercettazioni erano venute fuori dei fatti di tangenti. Beh, era una società municipalizzata, quindi parzialmente pubblica, molto particolare, nella quale nei mesi precedenti il Consiglio d'amministrazione aveva messo ai voti, per esempio, il fatto che dovessero essere distrutte le registrazioni dei consigli di amministrazione. Allora, voi capite che se con lo strumento normale non si riusciva a sapere che cosa facesse quel CDA, quali fossero le opzioni che perseguiva, quali fossero le ragioni delle scelte che faceva di fare un ponte piuttosto che una strada con una ditta piuttosto che un'altra, poi non è che ci si può meravigliare se, quando incidentalmente da un'inchiesta giudiziaria, ciò che viene negato per via ufficiale si apprende attraverso il filtro giudiziario. È chiaro che ci buttiamo a pesce su quelle intercettazioni, ma non perché abbiamo la fregola del voyeurismo. E anche qui, come in tutte le categorie, certo che di questo materiale c'è anche chi ha fatto a volte un cattivo uso, e l'avvocato Malavenda lo ricordava prima. Però sinceramente, se voi andaste a vedere i provvedimenti del garante della privacy o le condanne che ci sono state in sede civile penale per queste cose, vedrete che, diversamente da quello che vi viene raccontato come se fosse
un far west nel quale ogni giorno c'è qualcuno poverino che viene macellato nella sua privacy, i casi si contano sulla punta delle dita. E sono casi, se voi andate a rivederli negli archivi dei giornali, nei quali, tanto per fare l'esempio, chi pubblicò il benedetto SMS amoroso tra l'immobiliarista che era oggetto di una certa inchiesta e la showgirl che all'epoca era la sua compagna, fu un giornale, non tutti i giornali, che poi è stato sanzionato dal garante della privacy per quello che doveva essere sanzionato. Eppure voi adesso vi metterete davanti alla televisione la prossima settimana, il prossimo mese, e sentirete fuori per la 700ª volta questa storia come se quella fosse la normalità di quello che è successo in questi anni. Io in questi anni ho visto invece come normalità succedere altre cose. Ho visto come normalità colleghi, specialmente delle sedi più piccole, più in difficoltà, dove non c'è il grande giornale che ha il grande avvocato che è capace di respingere quindi la pressione, ho visto questi colleghi per esempio perquisiti ripetutamente per reati asseritamente di fughe di notizie inesistenti, perché per esempio legati alla pubblicazione di atti depositati, quindi sui quali per definizione è cessato il segreto d'indagine. Ebbene, ho visto tantissime volte, e continuo a vederli ancora adesso, colleghi che vengono indagati e perquisiti, quando la Corte europea ha detto 2000 volte e la Cassazione ha detto 2000 volte che non si può fare la perquisizione a un giornalista per cercare di aggirare il segreto che lui può opporre sulla propria fonte. Perché questo accade. Voi sapete che i giornalisti per lavorare hanno ovviamente la possibilità in base alla legge di non rivelare le proprie fonti. Allora che cosa fanno alcuni magistrati, alcune forze di polizia? Vanno a fare la perquisizione al giornalista, alla sua redazione, al suo computer, al suo telefono, perché in questo modo sperano di ricostruire i suoi contatti e quindi di capire chi gli ha dato la notizia. Per la maggior parte dei casi sono anche perquisizioni che non puntano neanche, non sperano neanche di raggiungere lo scopo, perché sanno che ovviamente nessuno che sia sano di mente si fa mandare qualcosa al telefono, al computer, eccetera. Sono perquisizioni puramente intimidatorie. Io poliziotto, io magistrato ti perquisisco in modo che tutto l'ambiente intorno sappia che tu sei lebbroso. E quindi io che ho subito il tuo lavoro di giornalista, spero che d'ora in avanti gli altri, le tue possibili fonti, abbiano paura di continuare ad avere rapporti con te. Questi sono meccanismi che sono stati sanzionati decine di volte dalla Cassazione in Italia e ancora di più dalla Corte europea, eppure continuano a ripetersi. Io non vedo tutti questi assalti alla privacy della gente, vedo invece un sacco di giornalisti indagati ormai non per i reati che sono propri, diciamo, del nostro lavoro. Se uno sbaglia ovviamente può succedere e quindi è normale che vengano indagati per diffamazione, se l'hanno... No, vengono indagati per ricettazione, che è un reato pesantissimo nell'entità della pena, nella prescrizione, eccetera. Perché ci sono interpretazioni creative di magistrati che dicono: siccome tu hai scritto una notizia, questa notizia io magistrato penso, di solito erroneamente perché sono sempre atti depositati, ma il magistrato fa finta di pensare che invece non siano depositati, quindi è un atto segreto, quindi tu hai avuto la disponibilità di qualcosa che è stato trafugato, quindi così come hai preso sostanzialmente l'autoradio di qualcuno, hai ricettato quel qualcosa, quel documento, quell'informazione. Io non lo so se le persone hanno per esempio presente che noi qua stiamo a discutere se si può scrivere o non si può scrivere che un sottosegretario alla presidenza del Consiglio non indagato in una vicenda che non lo riguarda, ma viene fuori per esempio che si è fatto pagare un soggiorno gratis di 20.000 euro in un centro lussuoso estivo. E invece ci sono paesi nei quali, gli Stati Uniti per esempio, ci sono quotidiani che chiedono l'elenco delle telefonate d'ufficio del governatore
della Banca Centrale Americana, e se lo vedono dare, perché lì c'è una legge che impone questa cosa. Ricevono la lista delle telefonate del governatore e su quella base fanno la loro inchiesta giornalistica e il loro lavoro. Per esempio, in quel caso il quotidiano poi ritenne di concludere che sulla base di quella lista di telefonate il governatore aveva avuto dei rapporti con una banca d'affari che secondo il giornale non erano commendevoli. Il governatore invece disse di sì, discussero di questo, fine della storia, i lettori avevano entrambe le cose e si facevano la loro idea. La governatrice dell'Alaska, che qualche tempo fa doveva candidarsi alla Casa Bianca, Sarah Palin, ricevette una richiesta da una televisione di avere l'elenco non dei contributi elettorali al suo comitato, che qua se provi in Italia a chiedere a una fondazione di un politico l'elenco di chi gli ha dato i soldi, ti rispondono, sai, te lo vorrei dare ma non te lo posso dare, perché c'è la privacy, qui chi mi ha dato i soldi non vuole che si sappia. L'hanno chiesto addirittura anche lì le mail, tutte le mail che il comitato elettorale della governatrice dell'Alaska si era scambiata, e quella gliel'ha dato perché c'è la legge che lo consente. Del resto, qualche settimana fa, qui ci sono tanti colleghi americani oggi sparsi in questi incontri, avrete letto sul giornale la polemica violentissima con le critiche ferocissime che Hillary Clinton ha avuto negli Stati Uniti per il fatto che da una di queste richieste è venuto fuori che negli anni in cui era nella sua precedente funzione istituzionale aveva usato non soltanto la mail istituzionale, che per definizione è sottoposta a questo regime, quindi per esempio deve restare lì, è a disposizione di tutti, può essere diramata, può essere pubblicata nei suoi contatti, ma aveva usato una mail privata. Non l'avesse mai fatto, perché aveva sottratto, secondo gli americani, una parte delle comunicazioni istituzionali al regime che invece là è consentito. Pensate che differenza di mentalità, no? Quando qui una telefonata eclatante, pensate una qualunque di quelle che avete in mente, e sembra che uno abbia fatto chissà quale incursione nella vita di personaggi strapubblici come i politici, gli amministratori, i grandi dirigenti d'azienda. Da ultimo, io semmai mi preoccuperei di altre cose che vedo serpeggiare nella categoria nostra, e che invece sono poco percepite, benché siano alla base di alcune delle controindicazioni, dei problemi, a volte delle nefandezze che possiamo commettere. Per esempio, mi preoccuperei di un aspetto organizzativo del lavoro. Credo che sia poco noto, ma se voi non so la Costituzione di Perugia, qui non la conosco, però se voi girate molti palazzi di giustizia italiani e guardate un po' com'è la composizione, diciamo, sociologica dei cronisti che fanno la cronaca giudiziaria per le testate locali, vedrete che ormai è quasi la totalità di questi colleghi non sono colleghi assunti con contratti a tempo indeterminato, o almeno a tempo determinato, ma contratti. Sono precari pagati a pezzo, pagati 10 euro a pezzo. Allora, voi pensate che cosa vuol dire questa cosa strutturale in rapporto a un settore di informazione delicato come quello della cronaca giudiziaria, dove chi scrive ha oggettivamente in mano la vita delle persone, no? Perché se sbaglia una cosa, se calca una sfumatura, se commette un errore, si possono fare dei bei disastri. Che potere contrattuale ha uno di questi colleghi di dire no, per esempio, alle richieste che arrivano dai propri contesti editoriali? Che, come voi immaginerete, non sono tutti champagne e ragosta come i grandi giornali nei quali al netto delle rispettive proprietà c'è però una civiltà di base, dove non si usa la notizia per colpire il nemico del padrone o per proteggere l'amico del padrone. Ma ci sono altri contesti editoriali invece dove questa cosa succede. Allora, se già fa fatica a sottrarsi uno che
ha da spendere il proprio prestigio, ma almeno ha un'armatura contrattuale che non mette sul peso di questa sfida anche la propria vita materiale. Che invece che strumenti ha di difendersi uno che non soltanto ha da rimetterci come tutti gli altri la carriera se si mette contro, ed è normale, fa parte del gioco normale, ma ha da rimetterci il proprio sostentamento quotidiano, cioè il supermercato della sera quando ha finito di lavorare e va al supermercato con i soldi dei 10 euro delle notizie che ha fatto durante la giornata. Questa cosa, niente, va bene così. Facciamo finta che non esista. Oppure facciamo finta che non esista il fatto che si spacci come tutela della dignità delle persone indagate l'approntamento di misure normative o logistiche interpretate tali dai magistrati che invece di tutelare la persona oggetto di un procedimento dall'informazione pongono le premesse perché quella persona sia veramente maciullata nella sua dignità. Io ho assistito decine di volte a situazioni nelle quali, per esempio, l'udienza di questa mitologica udienza di cui si parla, nella quale, quando ci sono tante intercettazioni, il magistrato, gli avvocati delle parti si riuniscono e vedono che cos'è che deve essere tenuto e che cos'è no ai fini del procedimento, udienza che si tiene a porte chiuse, in assenza di un diritto nostro di accedere ai testi di queste telefonate, così come accedono invece avvocati e magistrati, si trasforma non in quello che vuole essere un momento di tutela della persona, ma in un momento di sua macelleria. Perché? Perché se noi qualunque tipo di materiale giudiziario depositato agli atti lo possiamo scrivere, automaticamente in quel modo lo sbianchiamo, né neutralizziamo il potenziale altrimenti oggettivamente ricattatorio e pressorio. Laddove invece questo stesso bagaglio informativo non è sbiancato dall'informazione, in termini aperti alla luce del sole, ma resta patrimonio soltanto di una piccola comunità che ha accesso a quelle informazioni, allora accade che quel patrimonio diventa oggettivamente lo strumento di utilizzi, qualche volta anche pressori e ricattatori, perché il poliziotto, il carabiniere, il finanziere ha la sua cordata di riferimento che terrà a mente quelle informazioni, che magari le userà quelle informazioni. L'avvocato ha il suo non soltanto cliente di riferimento, ma per esempio ha il partito del suo cliente di riferimento, ha l'azienda, l'impresa del suo cliente di riferimento. E quelle informazioni che non vengono pubblicate e sbiancate sui giornali non è che vanno a dormire, restano nella disponibilità di soggetti che le usano. Questa è la realtà. E anche questo facciamo finta di non saperlo. Vabbè, ti posso interrompere, sennò qui si tagliano le vene tutti quanti e vanno a fare gli ingegneri o gli idraulici. Cioè adesso, allora, questa qui è la versione, diciamo, di Barney. È terribile, certamente, però adesso vorrei darvi qualche viatico positivo. Allora, io vi dico tre cose. Io difendo molti giornalisti e la magistratura che si occupa di diffamazione, che si occupa di valutare se un giornalista ha fatto bene il suo lavoro, io, la mia esperienza diretta è piuttosto ampia, applica correttamente i criteri che la giurisprudenza ha dettato e respinge le domande pretestuose e assolve da querele temerarie. Quindi io, per chiudere, diciamo, questo incontro, dove allora abbiamo degli indici molto seri di una compressione della libertà di informazione che non è quella che una volta c'era, cioè non ti faccio scrivere perché ti impedisco di scrivere, ma ti faccio scrivere e poi ti distruggo, no? Economicamente, professionalmente, ti tiro via da notizie importanti se hai due querele, ecco. Questa situazione esiste, non possiamo andare a vivere a Strasburgo o a New York, dobbiamo stare in Italia, cercare di far fronte alle conseguenze che questo mestiere
può comportare. Devo dire che il rispetto delle poche regole chiare che esistono per fare il proprio lavoro senza incorrere in sanzioni penali e civili è molto semplice e risponde alla propria coscienza. Cioè, quando io devo raccontare un fatto, cosa devo fare prima di raccontarlo? Verificare che sia vero e fare tutte le verifiche possibili, e se un fatto non risulta vero fino in fondo, io non ne parlo, aspetto di chiarirlo. Se il fatto è vero e dimostro che il fatto è vero, nessuno mi condanna in questo paese. Se io svolgo una critica molto forte e severa ed evito di insultare il mio obiettivo, ma faccio una critica severa, seria, senza scadere in insulti gratuiti, i giudici non condannano. Se io evito di toccare le sfere private delle persone, salute, vita sessuale e tutto ciò che è privato, e mi occupo di cose di interesse pubblico, cioè che interessano il pubblico davvero, io in questo paese non vengo condannato. Quindi la legge sulla diffamazione, che è un altro tema all'attenzione del Senato, oltre alle intercettazioni, c'è anche un nuovo disegno di legge che tenta di riscrivere le norme sulla diffamazione. È un disegno di legge, come sempre, che ha degli aspetti positivi, per esempio chi rettifica non viene punito, ma degli aspetti negativi, perché per esempio questa legge prevede che a richiesta si debba cancellare la memoria, cioè una persona che ritiene un articolo su un sito web o su un archivio del giornale, questo articolo lo ritiene diffamatorio o che abbia trattato i suoi dati in maniera irregolare, può chiedere che venga cancellato anche il giorno dopo. Quindi il vero profilo che queste norme hanno tutte insieme, se noi le leggiamo in controluce, è cercare di arginare l'informazione scomoda e cancellarla se sfugge. E qui il nuovo fronte. Il nuovo fronte non è la querela per diffamazione, è cancellare da un sito o da un archivio una notizia che non ci piace. E siccome più la persona è importante, più avvocati capaci, è evidente che la rete dell'avvocato che ti dice cancella questo articolo perché mi dà noia, o tu lo cancelli o ti fa far causa. Gli editori hanno le spalle larghe per fare le cause e sostenere le spese, e soprattutto è più comodo cancellare una pagina o lasciarla lì e correre rischi, cancellare la pagina. E allora devono far paura quelle per diffamazione, devono far paura le cause civili milionarie, però lì la tenuta della magistratura, per la mia esperienza diretta, è al 70% direi positiva. Poi ci sono sempre ovviamente giudici amici lì o giudici che non ritengono l'informazione un bene profondo, e qui però sono le eccezioni. Il vero problema è conservare la memoria, cioè evitare che passi il messaggio che notizie scomode, notizie che non piacciono, debbano essere cancellate. Se no avremo un mondo senza memoria, dove sarà impossibile trovare e ricostruire il passato di quelli che oggi si credono come persone per bene, che magari 20 anni fa hanno commesso dei reati che nessuno ricorda. Quindi io credo che bisogna fare... Io ho visto per strada qui a Perugia tantissimi ragazzi che fanno una tenerezza immensa perché vogliono fare i giornalisti. E lo vogliono fare anche se questo mestiere continua a presentare rischi a volte più elevati della soddisfazione di raccontare un fatto. Se vengono rispettate le regole e se si evita di esagerare, io credo che si possa fare questo lavoro con una certa tranquillità. Certo, le querele e le cause civili fanno paura, perché c'è un giudizio da affrontare, spese da sostenere, e non più, gli editori non tutelano più sotto questo profilo, non pagano quasi più le spese legali, che sono un vero problema. E chi fa querele ingiuste, chi fa cause temerarie, non paga nulla, non risarcisce chi ha subito la causa, perché le leggi oggi non lo consentono, le modifiche non lo prevedono un inserimento. Quindi c'è un restringimento, diciamo, delle maglie attraverso cui fare informazione, un allargamento della licenza di querelare e di fare causa civile senza pagare pegno. Quindi io credo che i gangli su cui occorre intervenire è rispetto delle regole, rispetto delle persone. Un buon avvocato, se uno se lo può permettere, e diventa non è, diciamo, prodomomia, però un bravo avvocato ti garantisce una difesa tecnica adeguata, e soprattutto cercare di evitare che la memoria venga cancellata, resistendo alle richieste di oscuramento e di cancellazione. Se riusciamo a trovare, diciamo, un buon bilanciamento, anche gli interventi normativi, le leggi sono vecchie, sono superate, possono essere lette in maniera positiva. Quindi io credo, per chiudere questo incontro, perché siamo nel tempo, diciamo, massimo, che chi vuol fare giornalista può ancora farlo,
deve stare attento e certamente presenta qualche rischio di questa professione. Rischi che però la bellezza di questo lavoro, secondo me, riesce a far tollerare. Buona serata.